sappiate che questo è un referendum tra un mondo e un altro, tra un mondo che si sta estinguendo e quindi capiamo benissimo le reazioni nei nostri confronti, perché sono dettate dall'istinto di conservazione, segnano il territorio come i cani. E noi che siamo definire, non lo so, io che sono un cofondatore del movimento, definire cosa siamo? Siamo, guardiamo l'orizzonte, guardiamo di là, e più guardiamo di là più ci avviciniamo all'orizzonte. Magari ci sono le smart city, magari ci sono le energie rinnovabili, magari ci sono le monete alternative, la criptoinformazione, le criptomonete, magari con lo statuto speciale possiamo veramente cercare insieme a voi di cambiarla. Se ci riusciremo non lo so, voglio essere onesto. Però so una cosa, che domani, specialmente i giovani, non quelli della mia età che ormai non hanno più voglia, si celano come alibi dietro, tanto siete tutti uguali o non cambia niente. Li capisco, non hanno più niente da dire e da fare. Ma i giovani, i ragazzi, insomma, facciamoli tornare. Sai, il siciliano, dove c'è un siciliano c'è la Sicilia. Vi hanno bidonato come storia, pensate a questa favola dei libri di storia, di mille che partono dalla quarta e vengono a liberare milioni di siciliani. Ce l'hanno raccontata e ve l'hanno raccontata per centinaia di anni. Potrebbe essere divertente, una politica anche sobria, divertente, non piena di amoralità come è oggi. C'è questa cascata di amoralità che è pazzesca, non abbiamo più assolutamente punti di riferimento. Allora noi potremmo diventare un punto di riferimento, che sia bello, che sia brutto, che sia efficace o non efficace, nessuno lo sa, però ce la metteremo tutta. E specialmente ai ragazzi, andate a votare e poi alla fine balle non ce ne sono, è tutto mettere una croce lì. È lì, abbiamo questa occasione. Io col cuore vi dico di non perderla. Un abbraccio veramente a tutti e che la minchia sia con voi.